Barbara D'Urso, Domenica Live, la sorpresa e la confessione, sono molto spaventata. Barbara D'Urso al timone di Domenica Live, Giletti, la sorpresa, le paure. A poche ore dal grande ritorno al timone di Domenica Live, Barbara D'Urso si confessa con un'intervista a Vlog. La splendida conduttrice sessantenne si svela fra nuove prospettive e timori professionali, con un occhio alla sua trasmissione e un altro a quelli dei concorrenti. Dal mese prossimo, infatti, Carmelita dovrà combattere contro un inedito dirimpettaio, la Domenica in di Cristina Parodi, con la partecipazione della sorella Benedetta. Da quest'anno, infatti, nel pomeriggio del dì di festa di Rai 1 non ci sarà più Massimo Giletti con la sua L'Arena, bensì la conduttrice nata ad Alessandria. Giletti macinava ascolti da record e sulla carta la Parodi pare non avere la stessa forza, a detta di molti. Barbara è comunque molto spaventata per questa nuova sfida televisiva e lo dice senza mezzi termini a Blog. Pure con Pomeriggio 5 quest'anno ha una nuova coppia di competitors, vale a dire Marco Liorni e la new entry Francesca Fialdini. La D'Urso commenta com'è andata la prima settimana e si espone sui due conduttori del talk della Rai. D'Urso torna con Domenica Live, la questione Giletti e la nuova sfida con la Parodi. Sulle colonne di Vlog, Barbara confessa di essere tesa per la nuova sfida con la Parodi nel pomeriggio del dì di festa. Ribadisce nuovamente di essere stata molto dispiaciuta quando ha saputo che l'arena sarebbe stata chiusa, ma si dice preoccupata per l'inedita battaglia che si consumerà dal mese prossimo. L'arena è un format fortissimo, che peraltro partiva attaccato al grande traino del TG1, preciso però che sono molto spaventata dalla partenza di Cristina e Benedetta a Domenica in, afferma la sessantenne partenopea. Asserisce ancora una volta che le voci su una possibile staffetta con Giletti alla Domenica sono state sempre infondate e annuncia una sorpresa in vista della ripartenza del suo talk di oggi. Oggi ci sarà poi una sorpresina che riguarderà il mio look. E, negli anni ci siamo inventati molte cose, la sala cinema emozionale, il tello magico e quest'anno ci sarà un'altra perla, un altro ambiente molto particolare e svela. Pomeriggio 5, Barbara commenta la prima settimana di programmazione contro Liorni e Fialdini. Lunedì 11 è partita la vita in diretta con Marco Liorni e Francesca Fialdini. Gli ascolti per la nuova coppia del pomeriggio di Rai 1 sono stati molto buoni, spesso al di sopra di quelli della D'Urso che a quell'ora va in onda con Pomeriggio 5. Barbara si dice comunque soddisfatta e anzi lancia una frecciatina contro coloro che parlano del suo programma come in affanno. Non fatevi ingannare da ciò che qualcuno scrive. Spesso dietro a titoli ovvei ci sono tornaconti di altro tipo, chiosa la presentatrice. Sui dirimpettai a parole di stima, Marco è bravissimo. Lei è molto carina, ha una bella faccia ed un bel sorriso, credo che siano una bella coppia, afferma la partenopea.